Ecco il nostro Con Strobo Tuner nella versione, scusate i capelli, ma questo è il casco, nella versione ST12, non so se si riesce a vedere, ma qua riporta esattamente il model ST12 Type 001, numero seriale 62701. Allora qua non c'è indicazione dell'anno, c'è un adesivo francese sopra, per cui probabilmente è un mercato, il mercato di provenienza comunque è francese. Davanti le manopole abbiamo l'ingresso microfonico, la luce di funzionamento, per qua ci sarà la luce accesa quando la accenderemo, il gain del microfono, l'operatività dello strumento, spento, calibrazione normale o più due ottave. Il selettore di nota, abbiamo tutte le 7 note più i 5 semitoni, quindi i 12 semitoni, con l'indicazione del Do, del Mi bemolle, del Fa e del Si bemolle. Questo per agevolare l'accordare di alcuni strumenti, tipo, non so, ad esempio, certi strumenti a fiato che hanno delle note di partenza diverse. Va bene, questo abbiamo poi nella modalità di calibrazione la possibilità di regolare, di fare una regolazione fine iniziale sullo strumento in modo tale che possiamo accordare perfettamente. Allora è arrivato in ottime condizioni, ovviamente si vede che è usato, però diciamo che è stato usato, guardate, addirittura anche i piedini di gomma che sono stati probabilmente anche sostituiti in tempi abbastanza recenti, ma sono veramente impeccabile. Si può dire che dopo probabilmente uno strumento intorno a fine anni 70, 79, diciamo che il fatto salvo un po' di polvere comprensibilissima, è direi impeccabile, almeno a primo sguardo impeccabile. Poi provvederemo a pulirlo. Qua dietro abbiamo uno sportellino, ecco il magico sportellino, dove un po' stipati, ma ci sta tutto, ci sta la base del microfono con la vite. Questo è uno sportellino a molla che, come sentite, ritorna. Questo è il supporto del microfono. Poi andiamo a togliere il cavo di alimentazione, che nonostante l'apparecchio abbia a disposizione della terra, della messa a terra, infatti nel manuale originale c'è scritto, qua c'è una presa normale. Teniamo conto che negli anni 70 nelle case non si trovava la presa con la terra, si trovavano le prese a due senza terra, di conseguenza c'è ancora la sua presa originale. Poi abbiamo il microfono, che tutto si trova in condizioni, diciamo, eccellenti, sì, forse un po' sporco, non si può dire polvere, ma forse semplicemente un po' sporco. C'è questa fascetta che ovviamente è di origine un po' più recente, dorata, probabilmente natalizia. Il suo microfono, qualche segnetto, però direi che è veramente in condizioni ottime. Allora qua si può andare a montare il supporto del microfono in questa maniera, molto semplice. Ok, e qua abbiamo il nostro microfono originale. Benissimo, giriamo il nostro ST12, un po' instabile sui piedini che sono, probabilmente ce l'hanno un po' più corto. Ah, ovviamente dietro c'è l'ingresso del cavo di alimentazione, andiamo ad alimentarlo, accendiamolo. Ok, il motore adesso sta facendo girare il disco. Allora, il funzionamento dello strumento è molto semplice, è basato sul principio stroboscopico, non so se quanti di voi si ricorderanno i vecchi giradischi dove c'erano delle tacche a bordo del piatto illuminate da una luce arancione, anche in quel caso,
che avevano una certa frequenza e le tacche avevano una distanza tra di loro che, secondo il regime di rotazione e poi con la frequenza di acceso spento della luce, davano l'idea di essere ferme, un po' quando magari vi capita in un'autostrada che vi passa davanti di fianco una macchina con i cerchioni in lega, con le razze magari grosse che si vede meglio, e a una certa velocità sembrano quasi ferme, oppure che si muovono in un certo senso in avanti o paradossalmente al contrario. Il principio è sempre quello. Ovviamente le tacche sono fatte in modo tale che con una certa frequenza queste sembrino ferme, pur essendo un disco in movimento. Qua c'è un disco in movimento, il selezione della nota gli dà una certa velocità di riferimento che con la calibrazione lo strumento è certo che con quella certa frequenza di illuminazione l'impressione che si sia che la tacca sia ferma. La frequenza della luce comandata dal microfono, dalla frequenza della nota registrata dal microfono, rivelata dal microfono, e quindi abbiamo questo riferimento. Se la nota è più greve o più acuta rispetto alla nota di riferimento. Non è quindi strano che a seconda della selezione della nota voi sentiate un certo rumore, che è il rumore di velocità del disco. Ovviamente da lì non si sentirà, ma questo è meglio per certi versi. È comunque un rumore impercettibile. Questo è il motivo per il quale è comunque meglio per un'accordatura più accurata, ovviamente un ambiente silenzioso, ma al di là di quello non posizionare il microfono sopra, come spesso vedete nelle immagini, è soltanto una questione forse un po' estetica per le foto, ma non per il funzionamento. Quindi sempre il microfono ovviamente vicino alla sorgente sonora, partiamo da mi greve, selezioniamo la E, che corrisponde al mi nella notazione inglese, alziamo il gain del microfono per avere una risposta un po' più presente. Ok, nostro strumento adesso è accordato.